Mister, una vittoria importante, 1-0 sul Procida che vi consente di mantenere la categoria e giocare anche il prossimo anno in promozione. Sì, è stata una partita difficilissima perché noi sapevamo, il Procida veniva fermo da qualche settimana in più, ma questo non conta, conta in queste partite conta l'esperienza. Difatti abbiamo avuto un blackout a inizio secondo tempo, dove loro hanno avuto due grandissime palle gol. Diciamo che è stata una partita equilibrata, però alla lunga poi è prevalsa l'esperienza. Poi dopo le occasioni del Procida siete Grande passati in somma! vantaggio, avete cercato anche di amministrare, il Procida vi ha messo comunque in difficoltà e all'ultimo a tutto avete sfiorato anche il raddoppio. Sì, boh, diciamo che dopo l'1-0 la partita si è messa in discesa perché loro venivano avanti e noi abbiamo sprecato 5-6 palle gol nitide, nitide. Diciamo a quel punto là la partita l'abbiamo portata quasi in porto. Era importante per noi perché abbiamo fatto tanti sacrifici, mi dispiace per loro tantissimo perché loro già erano salvi, ad un tratto si sono trovati immischiati a fare un play-out e addirittura in trasferta. Possiamo dire invece il primo tempo un po' brutto da entrambe le parti. Ma qualcuno che vede le partite di solito come, parla come non ha esperienza, queste sono partite difficilissime, difatti noi avevamo messo 5 giovani under in campo, sapendo della loro bravura, però qua conta l'esperienza. Difatti i giovani hanno sentito la tensione, hanno sentito questa maglia gloriosa che è la Puteolana, è tutto. Mister, negli ultimi minuti si sono un po' accesi gli Non animi. puoi Il scappare! Non puoi Procida ha scappare! Vai, vai, continua, vai, va! rivendicato anche un presunto rigore. Secondo lei come ha arbitrato l'arbitro? L'arbitro è un ciume come tutti gli altri, quindi. Possiamo? Ah, ah, mister, ah! Povero Giorgio, la puttanaccia!